Adesso andiamo a ipotizzare quello che può essere una casistica, perché io, ragazzi, vi faccio fare delle ipotesi e vi faccio fare anche quello che sono dei ragionamenti, perché altre delle domande che mi vengono fatte è: Simo, ma la variante a 100, adesso parliamo solo della variante fino a 120 senza andare oltre, adesso parliamo di quello che è questa casistica, ce l'ho scritto anche qui. E quindi arriviamo fino a 120, quindi non arriviamo alla fronte incollata, non facciamo 2 gradi di ROM, sentiamo comunque che c'è un punto in cui facciamo fatica a gestire quello che è la tendenza del gomito nella stragrande maggioranza dei casi. Io tendenzialmente faccio fermare la persona leggermente oltre quel punto, tenendo il gomito bene all'interno, aprendo bene il petto e non chiudendosi a livello toracico, non contraendo neanche l'addome, quindi non stare da così, ma stare bene aperti e comunque anche rilassati. Parliamo di quello che è questa variante. Adesso facciamo l'ipotesi. Comunque ho fatto anche degli accenni di ipotesi in quello che è il carosello che abbiamo postato su Instagram. Ipotizziamo che arriva una persona che è straforte in trazione, e comunque straveloce in partenza. Io, ragazzi, personalmente, in quello che può essere questa casistica, gli faccio tutti i test e non utilizzerei subito nel primo mesociclo la variante col fermo a 120, perché cioè, la utilizzerei magari col fermo a 120 più chiusura, ma non è quella della quale vi sto parlando ora. Perché semplicemente in questo caso io preferisco partire facendo dei lavori magari alla fronte, dei lavori mento sua, secondo anche delle scelte che vado poi a fare nei complementari, perché tanto la persona non ha lacuna marcata in quei gradi, ma probabilmente appunto ha una lacuna che può essere più marcata in chiusura, quindi preferisco utilizzare altre varianti per lavorare su quello che può essere il punto critico della chiusura.